Oggi prepariamo un primo piatto di pesce di quelli pazzeschi. Faremo una fregola sarda con molluschi e crostacei. E poi finiremo con del burro aromatizzato. Una roba incredibile. In cucina è fondamentale che le materie prime siano freschissime e perfettamente conservate. Un frigorifero all'avanguardia ci dà una gran mano. La tecnologia Active Oxygen di Hotpoint, diffondendo molecole di ossigeno attivo, conserva gli alimenti e riduce fino al 99% la proliferazione di virus e batteri. Ci siamo, è il momento della fregola. Non è un primo piatto, ma io lo considero un piatto unico perché c'è la pasta, c'è il pesce, cioè puoi mangiare anche solo quello. Allora, per prima cosa ho preparato un fumetto di pesce fatto con i crostacei e con i molluschi e l'ho preparato qua. Poi prendo il pesce dal frigorifero, del polpo, dei crostacei, delle cozze, insomma ci può andare un po' di tutto, dipende sempre come lo vogliamo preparare, come lo vogliamo fare. La fregola è una pasta interessante e viene lavorata un po' come il risotto. In realtà, attenzione, il risotto scuoce, la fregola, giuro, non scuoce mai, è perfetta. Anche quando magari abbiamo, che ne so, 20 persone, fai la fregola per 20, la puoi lasciare lì anche 5-6 minuti dopo la cottura, che è sempre quella, non passa mai, è perfetta. Allora, una pentola, un po' di olio extravergine d'oliva. A freddo metti un goccio di olio extravergine d'oliva, butti la fregola, la fai tostare, aggiungi il brodo e poi man mano va avanti nella cottura. Io qua ho del polpo, il polpo è duro, coriaceo, quindi che cosa faccio? Lo metto all'inizio, prendo un coltello, taglio un tentacolo, taglio dei pezzetti, poi ne lascio uno lungo che mi serve per una guarnizione. Butto la fregola. La tratto proprio come tratto un risotto, prendo questa così, in tostatura butto subito il polpo, i pezzetti di polpo dentro, così. Attenzione, ho preparato, diciamo con il carapace di crostacei, un burro aromatizzato. Questa è una cosa importante, come si fa un burro di crostacei? Si prende tutto il carapace del crostaceo, si mette in una pentola a freddo sulla piastra, si aggiunge del concentrato di pomodoro e lo si fa cuocere. Quando diventa trasparente, cioè si scioglie, inizia a bollire, le impurità del burro vanno a fondo e affiora un burro trasparente. Quello viene filtrato, viene posizionato nel freezer a congelare ed è perfetto. Con quello si manteca la fregola, il risotto di mare, vedrete che roba, vengono fuori dei piatti super squisiti. Voglio aggiungerci un pochino di erbe, metto del prezzemolo, metto un po' di origano, tutte spezzettate così dentro, Le erbe aromatiche vanno sempre spezzettate con le mani. Ho preparato anche un po' di bisque, la famosa bisque, che è un brodo di pesce con l'aggiunta di concentrato di pomodoro, già dà anche un po' di colore, così. E vado avanti nella cottura. Adesso aggiungo anche il tentacolo. Voilà. Per cuocere una fregola ci vogliono circa 16-18 minuti, a seconda della pezzatura della fregola, perché c'è piccola, media e grossa. In questo caso abbiamo usato quella grossa, la vedete, sono dei bei pallini. Intanto che lei si cuoce taglio l'altro pesce, così, aggiungo degli scampi, eccoli qua, gli metto dentro un po' di cozze e gli metto dentro anche due vongole, voilà. L'acqua delle cozze, l'acqua delle vongole va a insaporire la fregola in cottura. Poi aggiungo un po' di calamari quando è il momento. I crostacei, i calamari sono talmente morbidi che vanno proprio messi all'ultimo momento, quando tirerò via la fregola dalla piastra e andremo a fare la mantecatura. La cosa che vi volevo ricordare quando si va a mantecare col burro di crostacei: questo burro va sempre congelato in freezer, perché per uno shock termico che la fregola prenderà quando gli butti dentro qualcosa di ghiacciato, si gonfia e rimane bella, come posso dire, in piedi, no? Non si siede sul piatto. Aggiungo un po' di fumetto e un goccino di bisque.
Voilà, perfetto, fa un profumo incredibile. Aggiungo un pochino di pepe. Così. Ecco, possiamo farla anche un po' piccante, possiamo farla, dargli dei sapori, tutti i profumi che vogliamo. Tendenzialmente mai mettere per esempio spezie troppo dolci, perché si rischia di fare un piatto leggermente pesante. Siccome è un piatto di pesce, mi piace l'idea di giocare col nero, quindi col nero di seppia. Allora prendo un pennello, eccolo qua, il nero di seppia, lo prendo in mano e poi facciamo un po' di così, di giochi. Okay. Perfetto, guarnizione pronta. Andiamo a sentirvi i sapori. L'importante quando preparate una ricetta, assaggiamo sempre, anche se siamo dei bravi chef, anche se dici ah come si mangia bene a casa tua, che meraviglia, che bello, mi hai invitato. È sempre meglio assaggiare. La fregola è pronta, quindi che cosa succede? Dobbiamo mantecarla. La lascio riposare un paio di minuti, aggiungo il pesce, aggiungo un goccio di olio extravergine d'oliva, faccio mantecare bene, così. Adesso ha bisogno di essere manteccata col burro di crostacei, quindi prendo il burro congelato, lo butto dentro così, i pezzi sono sufficienti. È arrivato il momento di impiattare la fregola. Perfetta. Appena appena un po' di pecorino. Eccola qua. Fregola al sapore di spezie con insalata di scoglio e burro di crostacei. Ancora più buona perché è realizzata con materie prime fresche e perfettamente conservate nel mio frigorifero Hot Point.